Bentrovati amici rossoneri, bentornati sul mio canale. Oggi abbiamo un ospite di eccezione, Babi Notorious, benvenuta! Come Ciao Mirko, stai? grazie mille intanto per l'invito. Sto bene, un po' tesa per il prepartita, un po' arrabbiata per quello che è successo e non è successo sabato. Adesso ne Ne abbiamo parleremo tanti di e argomenti, no? Perché io non lo sapesse, lei è grandissima tifosa rossonera, opinionista di Telenova, quindi mi raccomando, seguitela su tutti i social, vi lascio poi il link chiaramente in descrizione, però ci tenevo a parlare con te, poi ci siamo tra l'altro conosciuti per il mondo è piccolo, mettiamola così, e quindi io ci tenevo a confrontarmi con te su argomenti che sono un po' scottanti. Allora, oggi c'è stata, come dire, una sfuriata di Scaroni. Non so se hai visto l'ho visto. che in occasione del Ciriani, in cui dice che siamo ancora inutili per 4 milioni. Sì, andiamo in giro con la bandierina dell'attivi di bilancio. Insomma, dice che potrebbe ricorrere alle vie legali per Milan-Bologna, anzi per Bologna-Milan. Questo è un colpo di scena. Diciamo che io avevo visto Scaroni un po' troppo passivo, no? Dopo il confronto con il Bologna che si era tenuto in Lega, insomma, dove gli avevano chiesto contezza poi di quello che fosse stato l'esito, no, non si gioca, si rinvia. Ma quali motivazioni, no? Per quali motivazioni? Sembrava quasi, no, non lo so, il sindaco, l'ordinanza, eccetera. Poi quella frase mi ha fatto molto arrabbiare, Mirko, perché io sentire che il presidente del Milan dica il Milan si piega, abbassa la testa di fronte a un'ordinanza di un sindaco, francamente sono piove sul bagnato un po' da questo punto di vista, perché a livello di comunicazione non ci siamo tantissimo, secondo me, nel Milan oggi, nel Assolutamente. senso che spesso si fanno delle dichiarazioni che non sono coerenti con quello che è il Milan, la storia del Milan. Poi il Milan può attraversare delle fasi della sua storia non particolarmente gloriose, tipo questa, tipo quella degli ultimi anni dopo il presidente Berlusconi, ma questo non fa venir meno la gloria, la leggenda, no? Che è sempre stata accostata e sempre sarà accostata al nome AC Milan, quindi mi aveva fatto arrabbiare. Oggi, invece, sorprendentemente, ha tirato fuori gli artigli. Ora non so se questo vorrà dire che si chiederà un risarcimento, insomma, in che cosa si esplicherà effettivamente Esatto. questo. Tu hai capito bene esattamente quale sia la richiesta No, no, che in realtà infatti formulerà? mi ha lasciato parecchio basito perché insomma, e poi anche quando ne discutevamo in trasmissione, gli amici di Bologna che si arrabbiavano, ma noi non siamo mai stati contro la situazione di Bologna, anzi, noi eravamo sempre vicini, abbiamo sempre sostenuto, ci mancherebbe altro quello che succedeva. La cosa che era inspiegabile è che nessuno comunque ci riusciva a dire era il perché il Bologna in un primo momento sembrava favorevole, insomma, a giocarla da un'altra parte, poi a un certo punto si è irrigidito e ha detto no, non la giochiamo da nessuna parte, non la giochiamo a porte chiuse. E a quel punto la Lega, che è sempre stata stoica, è sempre stata, insomma, famosa per guardare the show must go on, è sempre stata a momenti, anche col Covid addirittura, sono state duri in questo senso, invece ha detto no, no, vabbè, rimandiamola. Con un calendario che è super fitto, adesso andiamo addirittura a febbraio, quando si giocherà praticamente ogni 3 giorni. E sentire, come hai detto tu, Scaroni che dice noi ci pigliamo l'ordinanza. Guarda, io lo dico sinceramente, se fosse stato un'altra società, diciamo che è sempre di Milano, non riesco neanche a dirlo, però col peso politico che hanno, secondo me, un accordo per giocare quella partita in qualche altro modo l'avrebbero trovato. Poi, lo Sì, anche so. perché comunque Mirko, sai, sentire chi ha votato pro rinvio, quindi Lotito, De Laurentiis, insomma, uno non è che vuole pensare male necessariamente, però come diceva Andreotti, no? Pensare male si fa peccato, ma raramente ci si sbaglia, no? Quindi a me dispiace di questa situazione perché poi è passato, sai cosa, Mirko, un concetto bruttissimo, cioè che per noi milanisti venisse prima giocare, che per noi venisse prima il giocare anche per evitare che venisse scontata la squalifica di Teo e rendersi in una partita importante come quella di domani sera. Ma nessuno ha mai detto questo. Però se poi dopo dobbiamo vedere, come abbiamo visto, che intanto a Bologna splendeva il sole, c'erano altre manifestazioni, ieri Quello hanno è. riaperto tutti i vari parchi, capisci Mirko che io mi sento un pochino presa in giro, anche perché dal punto di vista emotivo, quando io ho richiamato i tifosi del Bologna che sono andati a Birmingham per la partita con l'Aston Villa il martedì,
era chiaro che sia diverso andare in un aeroporto e raggiungere Birmingham. Io stavo parlando dal punto di vista filosofico, visto che la curva del Bologna si era schierata dicendo: se domani si gioca a Bologna, noi non saremo presenti allo stadio perché non si può anteporre le logiche del calcio e dello stadio a una situazione come quella che stiamo vivendo. Ma scusa, ma pochi giorni prima eravate tutti a Birmingham a saltare e cantare, quindi l'ho trovato molto incoerente come ragionamento. In più, Mirko, non so se hai letto anche tu, perché io l'ho letta, ma non ho verificato la fonte, che il Milan avesse proposto Sì. di versare Lo hanno 200. sì, la metà degli incassi che avrebbero dovuto ricevere da questa partita, il Milan lo avrebbe pagato di tasca sua. Quindi, veramente, ma Quindi poi anche la così Lega cosa dovevamo Serie A, fare? anche la Lega aveva detto che avrebbero messo loro i soldi. Abbiamo parlato con l'avvocato Paco D'Onofrio in diretta, trasmissione, e anche lui diceva: effettivamente è vero questa cosa, quindi non si capisce il motivo per il quale Bologna avesse deciso di non giocarla a tutti i costi. Ora, ti dirò di più, Babi, che a me mi vengano a dire che io mi incazzo perché Reinders e Theo non giocano contro il Napoli. Sì, perché poi la gente dice campionato falsato, no, però signori, se alla fine del campionato noi per 3 punti non entriamo in Champions o non entriamo per qualunque altro obiettivo, a me girano le scatole perché se voi volete far sì che la partita venga rimandata, andando a vedere qualcosa che non c'è da protocollo, perché insomma tutto quello che volete. Allora, Theo e Reinders mi saltano la prossima col Bologna, non la successiva col Esatto. Napoli. Secondo Questa è una me roba, guarda. Esatto. avrebbero potuto derogare in questo senso, visto che c'era la buona volontà del Milan, la Lega era propensa a giocare, il Bologna si è impuntato per N X ragioni nel non giocare, almeno avrebbero dovuto derogare per quanto riguarda la partita in cui scontare le squalifiche, perché comunque cioè, è una partita falsata e quindi sì, è un campionato falsato, come dici tu, spero di non aver a fine anno di non dover piangere per 3 punti che magari ho perso perché non ho potuto avere i miei giocatori titolari, perché comunque Teo, per quanto non sia il Teo di una volta, per Beh, quanto dall'altra più o parte c'è meno, Terracciano, però, però cioè nel devi senso. guardare, esatto, devi guardare anche le alternative e Reinders è fondamentale per questa squadra, perciò io credo che il danno sia stato fatto, sia stato importante. Poi a questo punto, se vogliono intraprendere si vinceva oggi le vie legali, sono contenta perché almeno facciamo sentire la nostra voce. Certo. Poi, Mirko, io non vorrei mai i 3 punti a tavolino, te lo dico, No, ma perché non è il quella la record del questione, dovevano cartone, giocarli. della cosa, perché poi è facile, capito? Dopo che abbiamo fatto tutta una vita di cartonati, poi diventiamo No, cartonati pure certo. noi i 3 punti a tavolino. Non voglio i Ma tre infatti punti a tavolino. nessuno ha mai detto, da che io sappia, nessun milanista abbia detto no, voglio i 3 punti assolutamente. Il Milan No, voleva no, giocarla, certo. ovunque, ma bisogna giocarla. Tra l'altro, visto che l'abbiamo detto, oggi il Milan giocherà con appunto Terracciano, praticamente si riproporrà la stessa formazione con l'Udinese, con davanti Pulisic, Chukwueze e Okafor, quindi altra esclusione per Rafa Leão in Ma tu sei teoria ad oggi. sicuro? E Tu sei le sicuro, ultime Mirko? indiscrezioni, sì, si va verso un'altra esclusione di Rafa. Questo è quello che Perché? arrivava dalle ultime formazioni che avevamo provato. Perché io ho sentito, no, ho visto anche io le ultime formazioni e chi è stato provato, diciamo, di più in allenamento. Ho visto però anche la conferenza stampa del mister dove comunque si è riservato. Quindi sulla domanda del ma domani gioca Leao, ho detto non ve lo dico. Quindi questo può lasciare aperte tutti gli scenari, insomma, dal mio punto di vista. Che poi però ci siano state le voci su chi avesse provato in allenamento, è vero, l'ho letto anche io, mi sembra che Sky dia come formazione quella che hai appena elencato come 11 titolari. Quindi E mi giocherà, in teoria ci dispiace. sarà Loftus a fianco a Fofana, con Gabbia di nuovo infortunato, e quindi si va verso Ciao e Tomori, e dalla destra il grande irrepressibile Emerson Royal, che ci stupirà, io sono non lo so, non ci Sì, credo neanche certo. io, però Ma non possiamo ciao e fare altro. Tomori, ma ciao e Tomori o ciao e Pavlovic? E guarda, al momento è Ciao Tomori, vediamo se Pavlovic
Bravanti. Lui, tra l'altro, gli hanno chiesto se potrà giocare da terzino. Lui dice no, non ha queste caratteristiche. Sì, vediamo. Dico anche io, ma io sono arrabbiata perché tatticamente non puoi fare una domanda del genere. Cioè, come fai a paragonare un braccetto di sinistra a un terzino sinistro di una difesa a 4? Infatti, comunque, Fonseca, quando gli è stata fatta quella domanda, ha detto, ragazzi, cioè, lui gioca, è vero, in nazionale, in una difesa a 3, dove comunque sono tre giocatori di impostazione, non c'è il terzino, c'è il braccetto. Secondo me, nemmeno Pavlovic ha quelle caratteristiche da terzino, quindi io eviterei di fare degli esperimenti. Già domani, Mirko, comunque gli esperimenti alcuni sono forzati, nel senso che comunque alcuni giocatori non li hai, non hai Rendes, non hai Teo, non hai Gabbia, quindi io gli esperimenti non li farei. Francamente, io su Rafa, vabbè, io e te ci conosciamo da poco sui social, però io sono sempre stata una estimatrice di Rafa. Lo amo e lo odio allo stesso tempo, perché è un giocatore che per me ha un potenziale incredibile, incredibile. Io mi arrabbio ogni volta che lo vedo fare una brutta prestazione, perché lui è un giocatore che ti fa la differenza e quando, come diciamo tutti, quando ha voglia di farla fa la differenza, no? E questo mi dispiace perché lui ormai dal Milan è da 5 anni e io questa differenza che lui potrebbe fare l'ho vista in poche occasioni. È anche vero che io credo che lui stia anche soffrendo di queste esclusioni o sostituzioni. Ecco, ma secondo te, scusami, già, era una cosa che ti volevo già chiedere. Secondo te, Fonseca, con questo atteggiamento, cioè tentare di normalizzarlo, trattarlo come qualunque altro giocatore, a differenza di Pioli che anche in conferenza lo ha sempre protetto, cioè non ha mai bacchettato i singoli, a maggior ragione Leão in conferenza, secondo te... Perché poi qualcuno oggi diceva, mi pare che fosse Trevisani, che vabbè lui con Milan c'ha sempre, però Trevisani diceva Fonseca sbaglia sempre, alla Roma sbagliato con Dzeko e lo ha portato a lasciare la Roma, al Milan sbaglia con Leao e chissà che l'epilogo non possa essere lo stesso, sbaglia sempre. Secondo te questo suo modo di trattare i giocatori, tra virgolette, di punta di una rosa, nel caso di Leao potrà far bene questo tentare di normalizzarlo o porterà veramente a uno strappo che poi sarà difficile da ricucire tra lui e Rafa? Per come conosco Rafa, che non ha un carattere forte, rischiamo di perderlo. Perché quello che sta facendo il mister va bene con alcuni giocatori, con altri meno. Mi spiego. Ibrahimovic. Se tu avessi avuto un atteggiamento del genere con un Ibrahimovic appena tornava in campo faceva tripletta subito per smentirti, ma aveva un'altra personalità. Non tutti hanno quella personalità. Quando si parla della leadership di Leao, che Leao non ha leadership, se ce l'ha, se non ce l'ha, se ce l'avrà mai, non ce l'ha e per me non ce l'avrà mai. Qua entra in campo la differenza tra leader tecnico e leader carismatico. Rafa non è un leader carismatico, non lo è, non trascina la squadra. Quando lui non è in bolla, non è in bolla, non trascina la squadra. Lui gioca, è vero, gioca tanto per se stesso, però può fare bene anche per la squadra. Quello che mi... che il dubbio che mi pongo è che magari il bastone e la carota sì, Mirko, ma adesso mi sembra che siano più i bastoni delle carote, perché con l'Udinese non l'hai fatto giocare. Col Bruges lo fai giocare, poi lo fai uscire al 60esimo, dopo che, a mio modo di vedere, non aveva fatto un brutto primo tempo. Anzi, no, era il migliore del Milan, però io ti do ragione, Vabi. Sai cos'era successo nel primo tempo? Scusa, perché voglio chiudere il discorso. Pulisic, che è un giocatore che io adoro, veramente. Lo adoro perché è un giocatore che è comunque sempre nella esempio. partita, anche quando non ti sembra, è un esempio. Lui sì, è un leader, è un uomo squadra, è sempre presente. È un giocatore che gioca a calcio, ok? È un giocatore che sa giocare a calcio. Ed è un giocatore squadra, ok? Ma per il primo tempo non aveva fatto praticamente nulla, non aveva visto un pallone. Poi si inventa quel gol, insomma, gol che voleva tirare, non voleva tirare, voleva crossare, teso, eccetera. Gol, ok? Cambia la sua partita, la valutazione della sua partita. Per me Rafa aveva giocato meglio nel primo tempo rispetto a Pulisic, però Pulisic è stato determinante, ok? Cosa succede nel secondo tempo? Che nonostante la superiorità numerica, loro giocano. Per colpa di Rafa che si perde il terzino, fanno gol, pareggiano e il mister lo toglie.
Ma tu pensa, Mirko, secondo te, la domanda te la ribalto su di te, psicologicamente, un giocatore che è già comunque messo in discussione e c'è stata la cosa del cooling break, lui che si complica anche la vita andando a parlare male, tra virgolette, di come si trova nel Milan in questo momento quando è in nazionale. Arriva, fa un buon primo tempo, ok? Secondo tempo, per colpa sua, il Milan prende gol, lui esce. Però, Cioè, vabbè, io psicologicamente capisco non quello che è vuoi dire. facile. No, ho capito, però, allora, innanzitutto, come dicevi tu, sei al Milan da 5 anni, lo sai, cioè il problema di non seguire l'uomo non è che è una roba nuova di Rafa che c'ha quest'anno, ha sempre sta cosa che a volte, io l'ho visto solo nel derby, la partita del derby è stato un Rafa che tornava, faceva tutto campo, faceva la partita perfetta, che avrebbe dovuto fare, che dovrebbe fare sempre. Mi ricorda Perisic quando all'Inter non voleva fare quel ruolo, poi a un certo punto si è messo in testa e è diventato uno dei migliori. Ecco, fare tutta la fascia. Sei anche il più pagato del Milan. Cioè, ci sta che Fonseca dice, senti, tu non lo vuoi fare, ti perdi l'uomo, entra Okafor che è più in palla, è più in partita. E soprattutto c'è una cosa che secondo me si fa tanto sentire quando entra Okafor, cioè nel Milan non c'è più nessuno che è più forte degli altri. Cioè, che è su un altro livello rispetto agli altri. E secondo me i compagni di squadra lo sentono. Perché è vero che Rafa Leao, quando ha giocato, è stato il migliore del Milan. Però il Milan giocava sempre solo di là. Cioè, dalla parte di Pulisic non ci Questo andava mai. lo dicono, è È vero, entrato questo lo dicono. Okafor, secondo me il Milan dice, cazzo, adesso siamo tutti sullo stesso livello, siamo più o meno... E iniziate a sbagliare, da destra a sinistra. E così ha rincoglionito l'altra squadra e il Milan è riuscito a portarla a casa. Quindi... Secondo me Rafa è sì il migliore del Milan, è sì il più pagato del Milan, però si deve mettere in testa. Poi, tra l'altro, esci, il Milan segna quando sbagli in mix zone o quando gli altri vanno a esultare sotto la curva. Ma fatti un minimo furbo, fai un sorriso finto, Hai non dar sempre ragione. adito di discutere su di te, perché poi te le vai anche a cercare. Io capisco che lui se ne sbatte, tanto arriva a casa, c'ha i suoi soldi, la sua musica, non gliene frega niente, però poi. Sai, essendo il più pagato del Però Milan. secondo me su questo, allora, è chiaro che il comportamento che dovrebbe avere un calciatore che gioca in una squadra è anteporre il bene della squadra al suo, ok? Quindi lui dovrebbe vedere prima il bene del Milan, poi il bene suo, e siamo d'accordo. In quella circostanza lì, io però mi sono immedesimata, Mirko, devo dire, in Rafa, e dico, cacchio, mi hanno appena levato e sono incavolata nera perché mi hanno levato. Esco e questi in 30 secondi segnano, io non ero ancora manco uscito dal campo, questi avevano già segnato, e lui che è un umorale, perché comunque Rafa è umorale, ma lo capisci anche da quando fa il Sì, ma quello è post subito chiaro. dopo la partita, che pubblica e dice solo Dio sa che il mio cuore è puro. Cioè, lui sta veramente vivendo malissimo le critiche, i fischi, l'esclusione di Fonseca, Fonseca che lo leva. Cioè, e bada bene che Fonseca lo leva anche perché sa che ha delle alternative. Perché Certo. Teo ha fatto delle partite che era da prendere e tirare fuori uguale. Però tu sai che poi chi metti Terracciano, allora dici, Certo. cavolo, no, allora lo tengo Ma in quella è la campo, forza del Teo. Milan, sai, a sette giocatori diversi che ti segnano, sette attaccanti per, adesso mi pare, 11 gol, qualcosa di 11 o 12, mi ricordo, cioè uno degli attacchi più forti, è normale che sei le alternative, però deve essere anche un incentivo per Rafa, insomma, io No, vorrei ma che guarda tirasse... Mirko, tu sfondi una porta aperta con me, perché io non dico che anche a me Rafa delle volte lo prenderei a sberle e anche io sto cominciando a dire, caspita, però se continua così sto ragazzo, se non si aiuta da solo, è lui che si deve aiutare. Ma poi c'è Ibra, che comunque io penso, sono sicura che dei confronti con Ibra li può avere quando e come vuole. Penso che Ibra gli stia dando dei consigli, ma questo ragazzo veramente ha dei limiti che sono prettamente, principalmente caratteriali di mentalità. Però io domani ti dico che per andare Oggi, tatticamente, la metto domani, quindi oggi, sì, stasera, oggi è martedì, scusami, tranquilla, no, vai è tranquilla, fusione, figurati, è stasera. fusione. Io ti dico che stasera io avrei metterei, se fossi nel mister, proprio perché magari non se l'aspetta. Visto anche un po' la pre-tattica che ha fatto giustamente nella conferenza stampa, perché se no, Giusto. se tu fai una conferenza stampa Contro come quella Conte, poi. e dici no, faccio giocare questo, questo e quell'altro, puoi fare col Bruges, ma non con Conte. Allora io stasera ti dico: metterei a sinistra Leao, al centro Pulisic e a destra Çukwu e davanti Morata. Perché a Chi me lo sa? questo tri io li vorrei vedere loro tre insieme. Perché secondo me potrebbero essere un mix esplosivo
lì si può giocare anche bene sulla destra, perché comunque Cucu ultimamente è bello in forma, eh. No, però così lasci fuori Okafor, che cacchio è uno forse dei più in forma lì davanti. Lo so, quando ne hai tanti è così, eh. Hai ragione, però tu mi hai fatto prima una domanda e tu hai detto, ma secondo te fa bene Fonseca normalizzare Leao? Io ti dico, nel senso, io credo che comunque in ogni grande squadra, nel Milan, nell'Inter, nella Juve, in tutte le squadre, ci siano dei giocatori che sono, diciamo, i big che normalmente giocano. Poi, sì, li puoi lasciare fuori, però normalizzare e dire, lui continua a dire, è normale che non gioca, è normale che sta fuori. No, non è normale, perché se Leao facesse il Leao che sa fare, non sarebbe mai fuori, Mirko. Mai. Certo, perché è il 10, perché è il più pagato, non sarebbe fuori, sarebbe uno dei giocatori che levi proprio quando è stanco, quando deve riposarsi o quando è infortunato, capisci? Allora dai, ti ho rubato fin troppo tempo, ti lascio, cioè ti chiedo un'ultimissima cosa velocissima, anche alla luce del Juve-Inter spettacolare che abbiamo visto. Tra l'altro io ti dico la verità, mi sarei aspettato una partita rognosa, tirata, cioè 4-4 non l'avrei mai pronosticato. E mai divertente avrei pensato, sinceramente. Infatti, ma assolutamente, ti chiedo sinceramente, tu da milanista, comunque esperta eccetera, tu pensi che il Milan possa avere una speranza per andarsela a giocare sto scudetto? O comunque arrivare tra le prime tre, oppure dici no, è di Conte, perché o Conte, Inter, o comunque neanche la Juve, insomma, come la vedi? Perché è vero che Conte non ha le coppe, è vero che però, insomma, né l'Inter, né la Juve, né il Napoli stanno facendo vedere un gran gioco, Juve e Inter, poi due difese con la Brodo entrambe, quindi non è solo una prerogativa del Milan. Cosa ne pensi te? Prima del Milan ti rispondo sulle tre, poi ti dico l'ultima cosa sul Milan. Ieri abbiamo... l'altro ieri, abbiamo assistito a una partita veramente bella dal punto di vista dello spettacolo, ma piena di errori, che ha manifestato due cose che io già francamente sapevo. La prima era che la difesa solidissima della Juve, certo, però non aveva ancora magari affrontato delle grandi squadre, quindi diciamo che le prove del 9 non le aveva ancora avute. Mentre l'Inter mi aveva già dato modo di vedere che non c'era più la solidità difensiva dell'anno scorso, dello scudetto. E come sai, come tutti sanno, gli scudetti li vinci con la difesa solida. Infatti l'Inter l'anno scorso ha preso pochissimi gol. Perciò io credo che il fatto che tanti, anche a Telenova, non so se lì anche da voi a Telelombardia, diano già per vinto lo scudetto, cioè che lo scudetto sia già dell'Inter, io assolutamente non lo credo. No, qua per noi di là più che altro è Inter, perché campione uscente, però si sa benissimo che negli ultimi anni chi ha vinto lo scudetto, anzi, non si è ripetuto, anzi è andato male, vedi Milan, Napoli, eccetera, però il più è il Napoli, nel senso, senza coppe, con Conte, è una cosa che... Ecco, del Napoli ti dico, io li ho visti giocare quasi sempre, e sì, hanno sono una squadra contiana, come si suol dire, quindi hanno quella caratteristica lì, no? Anche che non mollano mai, cioè proprio si vede che sono sempre, a parte la prima partita che è stata disastrosa, li ho visti molto focalizzati, però ne hanno vinte diverse di Cortomuso, non diciamo dimostrando male, quale grande calcio, anche perché Conte sappiamo che non è che giochi tanto a calcio, però il Napoli lo voglio vedere anche lui alla prova delle grandi, no? Quindi adesso vedremo stasera. Ci siamo noi stasera, speriamo di essere noi a avere la meglio. E poi c'è l'Inter, mi sembra, tra qualche settimana che ospita il Napoli. E adesso ne ha tre belle toste, mi pare anche l'Atalanta, quindi ne ha tre... Perciò te lo dico tra un po'. E poi ti rispondo sul Milan. Il Milan non può, perché siamo il Milan, a fine ottobre dire no, non lottiamo per lo scudetto. Questo non è il Milan. Il Milan deve sempre lottare per raggiungere l'obiettivo dello scudetto, il massimo obiettivo che si può porre. Poi dopo non lo vinceremo, ma per me dobbiamo... Se Fonseca riesce a trovare la quadra, io credo che la squadra sia una squadra forte e che si possa prendere delle soddisfazioni. Questo è il concetto che io ripeto anche ai miei follower, tutti quelli che dicono ah, non è vero, non me ne frega niente, guarda, di passare... All'inizio pensa che mi davano dell'aziendalista, perché continuavo a dire che per me Milan è una squadra forte, ma sapessi quanti... Vabbè. Se io dico che per me Teo è uno dei più forti terzini d'Europa,
Leao comunque quando è in palla è uno dei più forti, Pulisic lo stiamo vedendo che per costanza e per continuità è uno dei migliori addirittura in tutto il panorama europeo. Cioè abbiamo Reinders migliore dell'ultimo europeo, centrocampista dell'ultimo europeo, cioè secondo me Maignan farebbe titolare ovunque. Per me siamo una squadra forte. Se il signor Fonseca riuscirà, senza parlare di Morata, ma vabbè, se riuscirà a mettere, come dire, no, va bene, non parlo di Morata perché... No, poi ma anche perché Mirko, perché lì è un punto dolente, nel senso che comunque ci sarebbe servita tantissimo una prima punta, se no... Esatto, lui non è proprio... Quello... Non è, Esattamente, però comunque... Capitano della Spagna, insomma. Ma se i gol, Mirko, ti arrivano da Pulisic, su cui Reinders, Spero Leao, valgono uguali. Certo. No, io sono d'accordo con te, però deve trovare una quadra. Io credo che a livello difensivo il disastro che avevo visto col Torino, il Parma e il Liverpool non l'ho più rivisto, quel disastro difensivo. È vero, quel Brugge abbiamo subito a livello di intensità... Con Leverkusen, ma ragazzi, ma Leverkusen è una squadra che... Noi abbiamo beccato Leverkusen, Liverpool, cioè... non è stato le altre, facile. La Juve ha beccato, appena preso lo Stoccarda, che è una squadra leggermente superiore, non tantissimo, perché adesso non mi ricordo quanto sia in campionato, ma vabbè, mi pare non... Ma ha detto, in fondo, ma è oltre la decima posizione lo Stoccarda. Non ha visto Biglia, ragazzi, non ha visto Biglia, quindi... Va bene, Babi, io ti ringrazio tantissimo. Mi raccomando, ragazzi, andate a seguirla su Instagram. Io vi invito a iscrivervi, attivare la campanella e ci rivediamo alla prossima, chissà, a un prossimo appuntamento. Sperando che sia di buon auspicio per stasera. Chissà che sia un buon auspicio per stasera. Sempre Forza Milan, sempre. Forza Milan, ciao! Ciao a tutti, grazie, Forza Milan, ciao!